partita. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika, oggi nuovo vlog. Andiamo a provare i panini del Burger King perché non li provo da tantissimo, cioè tipo è come se fosse la prima volta che li provassi, va bene? Quindi li voglio andare a provare insieme a voi. No, allora, queste sono le due bustone. Abbiamo le bibite, 4 Coca-Cola. Ah, casca tutto. Ok. Secondo me avranno pensato tipo mangeranno in 50.000 persone. Invece di qui abbiamo il cibo. Allora, in realtà non mi ricordo le cose che abbiamo preso, ma per ora abbiamo questi. Ah, i chicken egg nuggets, insomma, quelli. Poi questi, ancora chicken McNuggets. Ah no, questi sono di cipolle. E poi con tutte le patatine che sono molto, molto tante. Quindi non le tolgo. Di qui abbiamo un wrap con pollo. Un altro panino, quello lungo così, col pollo, ancora. Qui abbiamo un hamburger che non so cosa è. Altro, questo Wolf, ecco, l'ho scritto qua. Il Whopper Junior, il Crispy Chicken. E poi l'hamburger cheeseburger, cheeseburger, insomma, avete capito. Allora, mi sono seduta. Voglio andare ad aprire qualche panino prima. Questo è il... aiuto, stava cadendo. E quello con il pollo. Ta-da! Poi andiamo ad aprire un Whopper che sembra pure bello. Comunque le forme dei panini sono, mi piacciono, cioè guardate, sono molto, non sono molto schiacciati, sono molto normali. Voglio aprire assolutamente questo, è pesantissimo, cioè non avete idea. Ta-da! Ma dopo quanto c'è da... va bene, ma lo assaggeremo fra pochissimo. Io sono ancora qui, nascosta tra le buste. Voglio andare ad assaggiare gli anelli di cipolla, cosa che non ho mai preso in vita mia, perché a me la cipolla non piace. Vediamo un po'. Sono così. In realtà pensavo fossero molto più spessi, sono sottilette. Assaggio, Non sembra cipolla, ma per niente, buono. Veramente approvati, anche se a me la cipolla non piace per niente, però non sono di cipolla, quindi vanno benissimo. Io amo le patatine, quindi le patatine vanno benissimo in qualsiasi caso. Vado ad assaggiare questo panino. Come vedete, in realtà, cioè la carne è sottilissima, spero si veda, è sottilissima e boh, sembra un cartone. Però lo assaggiamo. E questo è il Whopper. Il Whopper. Andiamolo ad assaggiare. Qua secondo me non prenderò niente carne. No dai, un po' di carne sa. Un po'. No, sa di carne. Ecco. Qui la cipolla si sente. E c'è quella fresca proprio tagliata e ficcata qui dentro. E poi, altra cosa. A me piacciono molto di più i panini del Burger King rispetto a quelli del McDonald's. A voi quale piace, quale panino vi piace di più? Voto da 1 a 10 per questo Whopper, solo per la cipolla, perché a crudo era buono, poi è arrivato l'ultimo morso, l'ultimo boccone che stavo ingoiando, è arrivata la cipolla, mi ha stroncato tutto. Gli do da 1 a 10 6, no scherzo, 4. 4. Se mi vedete tutta quanta così sgranata è perché sto registrando con l'iPhone, perché sono qui a Milano, se non l'avete capito. Vedrete il video vlog che uscirà fra pochissimo, fra qualche giorno. Ho portato solo l'iPhone e non la macchinetta fotografica perché era troppo ingombrante. Sono riuscita ad accendere la luce e ora mi vedete meglio. Ora voglio andare a provare questo panino lungo che si chiama Chicken Royal Long Chicken. Altro anello di cipolla prima del panino. Questo sapeva più di cipolla. Voto agli anelli di cipolla, dato che non sanno di cipolla, è tutto fritto, è più buono. Diciamo che gli do un 6 perché sono mollicci. Io me li aspettavo belli croccantini. Mollicci. Mi hanno fatto notare dalla regia che questo panino è sbagliato. Qui c'è praticamente il petto di pollo impanato.
pomodoro, insalata e cheddar. Invece quello, e quindi è come ho detto prima, chicken royal, chicken bla bla bla. Invece questo qua è chicken, quello che abbiamo ordinato noi, chicken royal bacon cheese. E vabbè, ha il bacon. Comunque, a voi piace più la carne, quindi appunto la carne, oppure il petto di pollo? Cioè l'hamburger o il petto di pollo? A me piacciono più i panini con il petto di pollo. Praticamente è il panino, quello dell'hot dog, con dentro la spinacina senza spinaci, cioè quella, la cotoletta impanata che vendono anche l'Aia e altre marche così, insomma. Con il bacon sarebbe stato molto molto meglio, ma ci hanno fregato praticamente. Questo, ora gli diamo un voto. La carne è buona, perché comunque la carne è quella comprata, però il fatto che non ci sia il bacon, per questo gli do un 5. Andiamo a provare ora, comunque sta sto pezzo di carta, che ok. Andiamo ora a provare il cheeseburger normale. Mi stanno suggerendo che doveva essere anche questo con il bacon. Ah, no, c'è il bacon. C'è il bacon, attenzione, aiuto, c'è il bacon. E ci sono anche due cetriolini, vediamo un po'. Il bacon non è croccante, vabbè, lo sapevamo. Il fatto di aver messo il cheddar sopra l'hamburger l'ha fatto rendere meno soletta. Cioè meno cartone, è più succulento, ma una parolona. Alla fine questo non è male. E da 1 a 10 gli do un bel 7. Va bene. Comunque, cioè, io parlo in ambiti di fast food, cioè so che esistono molti altri migliori, ma io ho provato in vita mia Burger King, McDonald's e KFC, insomma questi, non di più, quindi i miei voti sono forse un po' tanto larghi, appunto per questo. Io amo le patatine. Andiamo ora a provare questo, che è il crispy chicken, quindi dovrebbe essere croccante. In realtà dalla forma promette bene, perché c'è, cioè, dalla forma, dall'estetica, guardate, si vede molto che c'è il... Cioè, si vedono tutti gli strati. Vediamo un po', assaggiamo. Fa croc in bocca. Approvato. Dà anche un po' di piccantino, cosa che non mi disturba per niente. Anzi, questo è il mio panino preferito. È buonissimo. Poi c'è questa salsa bianca, che non è maionese, penso, spero, che è perché non sa di maionese. A me la maionese non piace, però... è carina. Voto un bel 8. 8 pieno. Andiamo ora a provare i Chicken McNuggets, che così si chiamano però al McDonald's, mi sa. Io ho provato una volta quelli del McDonald's, ora proviamo questi. Vediamo un po'. A dir la verità mi piacciono più quelli comprati io al supermercato e poi li faccio sulla piastra. Però alla fine comunque parliamo di, come che si chiama qua, fast food, quindi. Però a differenza di quelli del McDonald's, sono molto... Tutte le ambulanze oggi devono passare, non lo so. Saranno passate tipo 5-6 e sono 10 minuti che sto facendo il video. Comunque, stavo dicendo che sono molto più croccanti rispetto a quelle del McDonald's. Quelle del McDonald's sono tutte quante mollicce, bruttine. Invece queste sono croccanti. Quindi solo per questo, e sanno anche di pollo, voto 8. Perché almeno non le cucino io a casa, non mi prende il fastidio. Alle patatine voto 10, perché diamo tutte le patatine. E per ultimo, non meno importante, la piadina, il wrap. Guardate, si vede il pollo. Quindi c'è la sua bella confezione. Io non ho mai preso quella del McDonald's, quindi non lo so. È così dentro. Si vede molto il pollo, eccetera. Solo che appunto inizia da
sotto. Inizialmente mi devo solo mangiare la piadina, ma faccio così, almeno me ne mangio un po'. Assaggiamo. Un po' piccantino anche questo pollo, molto buono. Qui invece c'è il cheddar. La piadina a me piace più croccante, ma ovviamente non puoi mettere una piadina croccante qui, infatti è molla tipo quella del kebab, cosa che a me non piace, però ci sta, cioè è buona, molto buona ed è molto molto più salutare rispetto ai panini. Quindi questa voto, però c'è la maionese che non mi piace e il cheddar che non mi piace molto. Quindi diciamo voto 6 e mezzo, dai, va bene 6 e mezzo. Piccolo aggiornamento, guardate, c'è il bacon, cioè non si vedeva come nel Whopper, però ok. Siamo arrivati alla conclusione del video, ho assaggiato tutte queste prelibatezze. Però io, cioè, non vado mai a Burger King né McDonald's né qualsiasi altro fast food. Infatti Burger King praticamente è la prima volta che lo mangio, cioè non ci vado da anni, da quando sono piccola. Una volta sono andata quando sono piccola, cioè, quindi immaginatevi, quindi è come se fosse la prima volta. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qual è stato il vostro panino preferito e i voti anche ai singoli panini e se vi piacciono anche le cipolla e le varie cose che vi ho chiesto nel video. Noi ci vediamo con un nuovo video. Baci! Grazie se siete arrivati alla fine. Di seguito vi lascio altri due video che vi potrebbero interessare.